Provo a concentrarmi su un punto che è quello di che cosa può succedere alla disciplina del servizio universale nella Gigabit Society, quindi partendo da quelle che sono le evoluzioni normative, inquadrando quella che è la situazione di mercato e la situazione pregressa che è stata illustrata in modo chiaro da Francesco Castelli, sia in termini di difficoltà di applicazione del meccanismo che di storia di litigation che abbiamo nel paese. Associando un tema di mercato importante, il passaggio verso la Gigabit Society sta richiedendo al centro del nuovo codice massivi investimenti e stiamo parlando di accesso a reti nuove e non a reti esistenti, cioè le reti della Gigabit Society o sono state fatte negli ultimi 3-4 anni o saranno fatte nei prossimi anni. Quindi stiamo parlando di qualcosa di completamente nuovo come meccanismo di accesso e di affordability. Allora, è l'occasione anche per ridisegnare un po' come si applica il servizio universale e in questo senso può aiutare molto anche il fatto che sia stato collegato il servizio universale all'interno del codice alla mappatura delle coperture nazionali che le autorità devono fare ex articolo 22. Vado veloce, quindi salto alcuni passaggi, ma perché? Perché la mappatura ex articolo 22 sostanzialmente va a vedere quali operatori si impegnano a coprire dei pezzi del territorio ed è principalmente finalizzata a vedere se c'è bisogno di un intervento pubblico per coprire il resto del territorio, cosa che peraltro è stata fatta con delle gare che peraltro Open Fiber ha vinto negli ultimi anni, ma comunque la logica è i privati vanno fino a un certo punto e poi c'è un intervento pubblico che... Allora, se la logica di copertura è così importante, se nella attuale società digitale il servizio universale acquisisce ancora più importanza perché è un tema di inclusione sociale ancora più rilevante di prima, cioè è molto difficile pensare che ci siano famiglie o individui che non accedono al mondo digitale e quindi questo è un diritto che dovrà essere garantito in maniera reale ed efficace su tutto il territorio, si può pensare che quello che sta succedendo sul mercato, che vede peraltro, come ricordava anche Nier Castelli, una variazione diciamo nella tipologia di operatori, che mentre nel passato erano tutti operatori verticalmente integrati, lo ricordava anche Digita stamattina, oggi sono apparsi anche operatori wholesale che alla luce del vecchio codice non avrebbero mai potuto essere stati individuati come fornitori di servizio universale. In realtà c'è l'opportunità, a mio avviso, e questa è anche una proposta che voglio fare, di distinguere l'obbligo di connettività dall'obbligo di servizio. Perché sul piano della connettività la mappatura geografica consente di individuare chi si impegna diciamo, a coprire una certa zona. Riterrei opportuno e ragionevole che se un soggetto si impegna a coprire una certa zona sia il fornitore della connettività in quella zona. Cioè, dice che la copre, sono due, sono tre, saranno tutti impegnati a garantire connettività in quella zona. Se un soggetto invece riceve dei fondi pubblici per coprire una determinata zona, a maggior ragione dovrebbe essere il soggetto che ha l'obbligo di garantire la copertura in connettività di quella zona. Residueranno delle aree. Se residuano delle aree, si torna al punto di se c'è un intervento pubblico o un altro tipo di sistema. Io credo che l'intervento pubblico ex ante, quindi un intervento che garantisca la copertura di un'area, sia il meno distorsivo possibile, perché alla fine una volta che si è garantita la copertura non c'è più bisogno di un altro intervento, probabilmente non c'è neanche più bisogno di un costo netto del servizio universale, cioè si garantisce ex ante la copertura, a quel punto poi andiamo a discutere dei servizi e di chi eroga i servizi, però il tema fondamentale che è quello di garantire l'accesso viene risolto con un modello diciamo che consente anche un confronto competitivo, perché poi tipicamente questi fondi vengono attribuiti con delle gare e quindi con dei meccanismi. Passando al lato del servizio, allora, se il soggetto che è incaricato di fornire connettività è un soggetto verticalmente integrato, è ragionevole che sia anche incaricato della fornitura del servizio. Se è un soggetto wholesale only o se è un soggetto che ha ricevuto dei fondi pubblici, sarebbe anche corretto che non sia lui l'incaricato, in un caso perché non può, in un altro caso perché costruisce una rete con dei fondi pubblici che deve mettere a disposizione di tutti e che
gli operatori che offrono il servizio al dettaglio possano dichiarare il loro interesse a fornire il servizio universale. Anche in questo caso, così, probabilmente non genererebbe nessun onere aggiuntivo, perché una volta che c'è una connettività a condizioni standard, vedo difficile che la fornitura del servizio generi degli oneri aggiuntivi che debbano essere ripartiti. Faranno eccezione sicuramente le condizioni per le cosiddette fasce sociali, quindi per gli utenti con difficoltà socio-economiche, dove è chiaro che spetta all'autorità l'individuazione degli utenti e del tipo di agevolazione, potrebbe rimanere, diciamo, l'ultimo punto di servizio universale e potrà essere valutato in presenza di oneri eccessivi se ripartirlo con un meccanismo di intrasettoriale come quello attuale, che però presenta una farraginosità non banale, ovvero anche quello attraverso, ritorno al punto ripreso a casa all'inizio, attraverso dei fondi pubblici, cioè probabilmente non saranno delle cifre significative e dovrebbe essere possibile, peraltro sempre che determini oneri eccessivi, perché con n soggetti incaricati di fornire il servizio universale si possono anche mettere in piedi meccanismi competitivi per la fornitura del servizio universale, cioè vedere chi è in grado di fornire un determinato set di servizi, diciamo un accesso a internet illimitato e tot minuti di comunicazione vocale a una certa qualità al prezzo più basso. Probabilmente anche con un meccanismo di questo tipo si riduce l'onere o addirittura si elimina. Quindi si possono immaginare dei meccanismi competitivi che garantiscono il servizio universale e riducendo al massimo l'onere attraverso delle logiche di minima distorsione del mercato. Che cosa resta di importante in tutto questo? Resta che cambia molto il ruolo dell'autorità. L'autorità fino a oggi ha di fatto calcolato il costo netto, non è che faceva molto di diverso rispetto a questo. L'autorità in un quadro di questo tipo ha un ruolo importante di mappatura delle infrastrutture ex articolo 22, che sarebbe comunque il fulcro di qualsiasi ragionamento sul servizio universale. E se si va in una direzione di questo tipo, di tenuta di un registro degli incaricati di servizio universale per ambito geografico, c'è il tema richiamato sia da Giarda che da Grazia Dei della definizione degli standard qualitativi, quindi quanto è il download, quanto è l'upload, l'eventuale latenza, la qualità della voce, parliamo di voce su IP, beh, l'autorità ha questo compito. Ci sarà il BEREC che sicuramente deve fare uno studio, mi sembra entro giugno 2020, per dare degli indirizzi, ma aspetta poi l'autorità nazionale di definizione. L'individuazione delle fasce di consumatori a basso reddito con esigenze speciali particolari, quindi chi sono i soggetti, diciamo, ai quali garantire un servizio abbordabile. La qualificazione del concetto di abbordabilità, cioè quanto deve essere per ciascuna fascia, e l'eventuale gestione di un meccanismo competitivo. Quindi l'autorità potrebbe avere un ruolo nuovo, diverso e molto importante per favorire lo sviluppo. Ecco, una proposta di questo tipo, diciamo, penso possa, poi è da discutere per carità, non è che, però possa aiutare molto a garantire il servizio e a ridurre il tema della distribuzione degli oneri.